dietro di me. Non fermarla, perché se la fermi abbassa la velocità e giri il motore. In diretta dal Misano World Circuit per il Pirelli Day del 14 giugno 2021. Scusa, ma lei chi è? Vada a fare schifo da un'altra parte. Siamo qui a Misano per fare una super giornata con Pirelli. E oggi ne vedrete delle belle, ragazzi. Suddivisa la giornata oggi. Abbiamo 4 turni, 2 la mattina e 2 il pomeriggio. Tra i turni della mattina e i turni del pomeriggio avremo un test molto carino sulla moto biposto con Dario Marchetti. Una ruota! Gomito a terra al curvone? Quasi. Al curvone stavo così. Comunque, strategia della giornata. Prenderò il primo turno proprio easy, proprio per entrare, per vedere che tutto sia a posto. Insomma, dopo una caduta è sempre bene controllare che la moto sia a posto. Se tutto va bene entrerò il turno 2 e turno 3 per fare un po' di run, per vedere un po' se riesco a fare qualche tempino. Faccio giusto 2-3 giri, poi mi fermo in pit lane, poi riparto 2-3 giri, insomma così. Poi voglio fare il quarto turno come se fosse una gara, quindi farò 10 giri di sparo tutti in fila, come simulando proprio una gara, per vedere un po' la mia resistenza in un circuito come Misano, che è veramente fisico. Primo turno non si mette mai la GoPro, perché primo turno è sempre... Ma tu non sai cosa ho fatto io. Cosa hai fatto? Finalmente amatori di non mettere la GoPro, metto la GoPro, non entro, accendo, no SD. Sì. Mai una gioia. Mai una gioia. Ok, come primo turno direi niente male. Stiamo girando sul passo del 48 alto, 49 basso. Insomma, ci sto riprendendo un attimo i riferimenti. Mi sento un po' corto dei rapporti, forse perché ho il gommone 190-60 dietro e è un po' corta la moto. Ora devo sistemare, vedere, devo capire bene le marce. Però dai, mi sento bene. Caldo,
secondo turno, volevo fare un po' di run, ma troppo traffico. E ho notato una cosa, mi saltella tantissimo dietro e la moto spinge, come se rimanesse leggermente accelerata in ingresso curva. E mi dà una sensazione stranissima, infatti c'ho paura nelle staccate. Oh, vediamo un attimo di lavorare un po' con gli assetti adesso, un po' sul mono e sulla forcella. Ma adesso, nella pausa pranzo, mi tocca una cosa, un'impresa abbastanza epica. Ah, sei un bauletto della Jeep, devi stare più fermo possibile. Stiamo scherzando. Guarda, guarda la ragazza addosso. Allora raga, su indicazione di Jonathan, ormai praticamente ci sentiamo tutti i giorni al telefono, faccio delle regolazioni alla moto, indurisco un po' il mono, apro, libero un po' l'estensione e davanti cerco di alzare un po' il baricentro della moto, visto che l'interasse del mio mono Hollins è più lungo del mono bitubo e non posso accorciarlo, quindi dovrò comunque alzare l'anteriore per farla, diciamo, renderla un po' più maneggevole e fermarla in ingresso curva. Vediamo se questa modifica che mi ha suggerito Jonathan funziona oppure no. Come direbbe il buon D'Ambrosio, se non si regge con le fascette, che moto è? Mangiato troppo a pranzo, c'ho un mal di fegato assurdo. Poi ho fatto quella modifica lì di alzare l'anteriore e non ha dato buoni frutti. Moto incontrollabile, proprio ingestibile. E ora è uscito fuori un altro problemino. La moto, quando vado in staccata, mi rimane un po' accelerata e quindi tende a farmi andare avanti. Quindi la moto non si ferma proprio. Faccio le staccate e la moto non si ferma. Appena torno da Misano devo tirare giù il motore e vedremo. E raga, per l'ultimo turno forse mi hanno fatto una sorpresina. Dovrei fare un turnettino dietro a Manuel Poggiali, che insomma mi dà un po' le traiettorie, mi dà due dritte e vediamo se riusciamo a scendere ancora un po' per i tempi. Vieni dietro di me, anche tu. No, ma guarda, ti controllo girando il mio passo dietro. Vicini qua.
cazzo, ho faticato, cosa è finito? No, è proprio non mi ferma, ho l'interesse troppo alto, faccio tanta fatica in ingresso. Ah, vedo soprattutto in alcune curve che la tendenza è arrivare molto lungo, fermarle e poi ritirarle, sbagliato, soprattutto, soprattutto con le cilindre così. E frena prima, fatta scorrere, non fermarla, perché se la fermi abbassi la velocità e giri il motore. È inutile presentarlo, Manuel Poggiali, campione del mondo, è veramente, c'ho i brividi, lo vedevo in televisione e ora sto qua accanto a lui e sono entrato in pista con lui e mi ha fatto vedere un po' le traiettorie, mi ha detto un po' i miei errori, ce ne sono tanti da correggere. Purtroppo avevo attaccato le GoPro e la Insta360 e tutte e due si sono spente così. Vabbè. Inconveniente per riprovarci, quindi 24 luglio Mugello, altro Pirelli Day sul circuito toscano, un circuito che in passato mi ha regalato davvero tante emozioni, il circuito di casa dove ho davvero fatto grandi risultati. Mi raccomando, non potete mancare, per tutti gli interessati, per quelli che vanno in pista è un'opportunità unica, vi aspetto lì. Quindi 24 luglio Pirelli Day, iscrivetevi. Io purtroppo non ci sarò perché vado a fare il Pirelli Cup e sarò di nuovo qui a Misano e vediamo se gli insegnamenti di Manuel danno i loro frutti, insomma. Sì, quei 2-3 secondi che sicuramente oggi abbiamo calato e saremo in grado di replicarli anche durante la gara. Sì. Ciao ragazzi! Ragazzi, concludo questa giornata al Pirelli Day dicendo che è stata una giornata fantastica, veramente organizzata benissimo, al top. Veramente, veramente bravi Pirelli, un grandissimo grazie a loro e a Ste89, a Fra e a tutta la combriccola loro. Un grazie a Manuel Poggiali che mi ha fatto vedere finalmente delle traiettorie e mi ha dato tanti consigli sui miei errori. E vediamo se al Pirelli Cup togliamo questi secondi che ci separano dalla top 10. Oggi non l'ho lanciata e già è un grandissimo traguardo. Abbiamo girato con Mazzuoli, con Poggiali, con Marchetti, abbiamo fatto veramente tantissime esperienze, quindi se volete fare tutto questo anche voi, mi raccomando, la prossima data del Pirelli Day è il 24 luglio al Mugello e ci sarà la possibilità di girare con Manuel Poggiali, con Dario Marchetti, la V4 biposto e un sacco di altre sorprese che ogni volta Pirelli porta in pista. Raga, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.